Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno. Dunque, tanto per cominciare, il tutorial che vi farò oggi è consiste nel installare il parking, cioè i sensori di parcheggio. Allora, il sensore di parcheggio che noi abbiamo acquistato su internet alla modica cifra di 8,80 €. Il pacco è arrivato, eccolo qua, parking sensor, il pacco è arrivato per bene, anzi fra l'altro abbastanza velocemente, nel giro di pochi giorni e niente, ora sto verificando il contenuto della confezione, centralina, sensori, qui ci sono i suoi sensori, c'è addirittura la sua punta per poter effettuare i fori nei paraurti e niente. Adesso, prima di cominciare l'installazione, verifichiamo il funzionamento. Ora vi faccio vedere. Qui abbiamo, allora, nella confezione abbiamo la punta, che è la punta per fare il abichiere, quella per fare il foro nei paraurti, i sensori. Qui abbiamo il monitor. Che ci indicherà se siamo tra la distanza destra, sinistra, eccetera. Qui abbiamo la centralina, questa è la centralina, e questi sono i due sensori che io momentaneamente ho sistemato in maniera provvisoria con un po' di nastro sul banco per vedere come funziona. Allora, come facciamo? Abbiamo preso una batteria, la batteria della mia grande moto che non ho più. Ecco, adesso colleghiamo il positivo, negativo, positivo, ecco qua, vediamo se è collegato, perfetto, qui funziona, ecco, si mette a suonare perché sono io. Ora io avvicino la mano, ecco lì. Devo passare alla seconda fase, cioè quella dell'installazione del marchingegno. Ok, allora eccoci qua. Adesso, proprio per quel motivo là, andremo a piazzare, lo piazzeremo nella parte retro. Andremo a prelevare il segnale della retromarcia. Quando noi inseriamo la retromarcia, alimenteremo la centralina. Allora, in linea di massima, prima di tutto andiamo a cercare la mettiamo la retromarcia. Ricordatevi che il marrone in linea di massima è negativo, quindi noi metteremo con il cercafase, cioè la lampadina spia, sul negativo, lo spiamo appena appena, e poi andiamo a cercare il filo che mi darà la corrente. Speriamo di trovarlo subito. Allora, vediamo un po', sarà il giallo, blu. No, giallo no, il grigio neanche, eccolo qua, dovrebbe essere il bianco. Allora, marrone negativo, bianco positivo della retromarcia. Ora andiamo a spegnere
a levare la retromarcia e vediamo se qui c'è ancora positivo. Ecco qua, adesso abbiamo levato la retromarcia, chiaramente senza spegnere il quadro, e a questo punto ecco qua, vediamo che non c'è più corrente. Allora, quindi il filo della retromarcia sul Ducato, chiaramente il marrone è il negativo, il bianco è il positivo, quello che praticamente noi dovremo collegare alla centralina. Stellate bene i fili, ecco, io sto adoperando un cavo che Fastweb mi aveva lasciato in più. Stellate bene il filo, il marrone e il bianco, attenzione a non tagliare i fili, eh. Ecco qua, a questo punto, avendo fatto bene attenzione, spegniamo anche il coso, prendiamo i bianchi, li mettiamo insieme, ecco qui, tanto da avere, e andiamo a collegare i fili. Allora, il bianco lo terremo sul bianco, e i restanti due li andremo a mettere sulla massa. Una cosa che vi posso dire: quando spellate i fili, cercate di fare in maniera che la spelatura non sia sulla stessa altezza, che siano un po' sfalsati, in maniera che se per disgrazia si dovesse spelare un filo non sono a contatto diretto. Bene, detto questo, ora isoliamo il tutto. Di silicone, in maniera da sigillare che non si muova. Faccio uno qua.
Dunque, essendo che adesso dobbiamo arrivare davanti con il, diciamo, con il monitor, e dobbiamo, il filo chiaramente non ci arriva, quindi dobbiamo utilizzare lo spinotto che va, andrà dentro la centralina. Tagliamo il cavo, tagliamo il cavo perché questo lo terremo un po' più lungo, perché lo faremo passare dal cruscotto fino a fuori. Quindi tagliamo il, allora tagliamo lo spinotto a un'altezza così in maniera da poterci lavorare, eh? Questo lo facciamo così, via, ok. Poi questi qua, i due, con la prolunga li salderemo. Allora, qui abbiamo tre fili, bianco, rosso e nero. Eccoli. Questi tre fili li dovremo giuntare. Li dovremo giuntare con la prolunga. Dobbiamo brasarli. Maniera che il contatto sia perfetto, e anche in caso di, essendo questo cavo rimane fuori con pioggia, umidità eccetera, perlomeno ecco. Adesso quando si isola, fare sempre bene attenzione che i fili siano distanti uno dall'altro, in maniera che anche una spellatura involontaria non rompa le palle. Eccola. Stretta. Ok, a questo punto ok. Prendiamo così, facciamo prima. Ok. Allora, dopo aver passato, utilizziamo una sondina. Io utilizzo il posto dove sono passati i tubi dell'ammortizzatore che passano sotto, e quindi con l'aiuto di questa sondina faremo passare il cavo. Allora, abbiamo legato e adesso vediamo un po'
far passare, speriamo che passi, eccola qua. E finalmente siamo arrivati in cabina. Eccoli. Ok, qua è a posto. A posto. E qui siamo in cabina. Allora, adesso la posizione del monitor io la metterei così, vicino davanti al collo, davanti al volante, la vedo bene, perfetto, lo vedo bene quando faccio manovra. Ok, anzi, così facciamo passare bene i fili che non si vedono. Lì. E ora facciamo la prova a vedere se funziona, eh? Ok, allora contatto perfetto, innestiamo la retromarcia. Ok, si accende. Ok, si accende, perfetto. Ok, prova col primo qui. Ok, vai nell'altro. Ok, vai nell'altro ancora, l'ultimo. Ok, perfetto, funziona tutto. Allora ragazzi, cosa volete che vi dica? A questo punto qua abbiamo terminato, funziona tutto perfettamente. Adesso quando andiamo indietro abbiamo il sedere protetto. Alla prossima!